Ciao ragazze, oggi farò vedere la nail art che avete visto all'inizio del video e elenchiamo subito i prodotti che ci occorrono. Allora, ci occorre uno smalto celeste, io sto usando questo dell'Essence Color Go ed è abbastanza intenso, uno smalto verde acqua, uno smalto bianco, un top coat e infine un pennello da nail art. Allora, iniziamo subito stendendo il nostro smalto celeste. Io ne farò due passate. Ecco qua e lasciamo asciugare. Dopo che abbiamo fatto asciugare lo smalto, prendiamo il nostro pennello da nail art e il nostro smalto bianco. Ne prendiamo poco a poco. E facciamo, iniziando il nostro disegno, facendo un piccolo puntino sull'angolo dell'unghia. Così. Poi prendiamo un altro po' di smalto bianco e iniziamo a fare i tre petali. Dobbiamo fare in modo che escano un po' lunghetti e ovali. Quindi iniziamo facendo un piccolo semicerchio ovale. E poi concludiamo dall'altra parte. Questo è il primo. Il secondo. Adesso facciamo il terzo. Possiamo anche aggiustarli dopo che abbiamo finito di farli tutti. Possiamo aggiustarli in modo che vengano più o meno tutti uguali, della grandezza uguale. O se volete potete anche lasciarlo come vi esce la prima volta. Fatto sta che ci vuole un po' di preparazione, nel senso che un po' di manualità ci vuole. Perché anche a me le prime volte non usciva tanto bene. Ok, questo dovrebbe essere il risultato finale. Dopo aver messo lo smalto bianco e lasciamo asciugare per qualche minuto. Bene, adesso prendiamo il nostro smalto verde acqua insieme al nostro pennellino da nail art. Ne prendiamo sempre una piccola quantità sulla punta del pennello e andiamo a tracciare i nostri petali, in modo da dargli un po' di colore, non coprendoli del tutto,
ma facendo solo una piccola strisciolina. Ok. Lasciamo asciugare lo stesso per qualche minuto e concludiamo il tutto mettendo il nostro top coat o lo smalto trasparente. Bene, spero che il tutorial vi sia piaciuto, vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!